Il cristianesimo è storia. In questo Vangelo appare che davvero Dio si è fatto carne ed è entrato nella storia delle persone, nella nostra storia. Dopo più di 2000 anni noi proclamiamo un Vangelo nel quale è riportato un orario. È un dettaglio fondamentale, perché per questi discepoli era stato un incontro travolgente, tanto da rimanere impresso nel cuore l'orario. Loro avevano avuto in quel momento, circa le 4 del pomeriggio di quel giorno, l'incontro con il Messia. E tu hai questo incontro sul tuo diario, il diario che stili ogni giorno, non solo quello scritto, nella storia della tua vita c'è questo incontro. È importante perché è l'origine della nostra rinascita, nella quale sta anche la nostra vocazione specifica. Più importante di ogni altro incontro è questo: è seguire il Signore e vedere dove Lui abita e rimanere presso di Lui, stare presso di Lui. Questo è decisivo nella vita di una persona. C'è un orario nel quale il Signore vuole anche oggi rinnovare questo incontro decisivo con te. Per ognuno è diverso, evidentemente, ma c'è un moto che è innescato da un annuncio. Non è niente di sentimentale, non è niente di neanche voluto. Questi due discepoli erano lì ad ascoltare la predicazione di Giovanni Battista, quindi spinti da un bisogno, già erano stati attratti, chiamati da Giovanni Battista, dalla sua predicazione, dalla sua testimonianza, dalla sua vita. Erano discepoli di Giovanni Battista, quindi non semplici uditori. Già avevano intrapreso un cammino di conversione serio, ma quello era soltanto una preparazione. Quando ascoltano questa parola, ecco l'agnello di Dio, che per un ebreo è tutto, perché per un ebreo significa il perdono dei peccati, la Pasqua, significa la liberazione, significa il cambio radicale della vita, significa uscire dall'Egitto, significa cominciare a camminare verso la libertà. Quando ascoltano questo, immediatamente nel cuore si produce questo cortocircuito santo, per cui tutto quello che era stato promesso, vissuto dal popolo, trovava il suo compimento in quella persona. Lo Spirito Santo ha detto a questi due che quello era veramente l'agnello di Dio, che quello era veramente quella persona, quel maestro, di cui non sapevano nulla se non quello che ha detto Giovanni Battista, e cioè ecco l'agnello di Dio, era colui il quale avrebbe potuto liberarli veramente. Era la Pasqua che si avvicinava a loro, fissando lo sguardo su Gesù che passava, si avvicina e passa, sta facendo questo passaggio, questa Pasqua. E questi due discepoli entrano già in questa Pasqua, in questo moto, in questo passaggio del Signore. E dal momento in cui sono attratti dal Signore attraverso questa parola che hanno ricevuto, già sono sedotti, già sono dentro questa marcia pasquale, dentro questo cammino di conversione decisivo. E in un certo momento il Signore si volta e li guarda, diciamo: che cosa veramente vuoi? Ecco, oggi il Signore si volta davanti a te, ma si volta in tanti momenti della nostra vita. Tu veramente che cosa cerchi? Che cosa cerchi stando alla sequela del Signore? Che cosa cerchi? Che cosa cerco io davvero? Cerco una sistemazione della mia vita, cerco di non soffrire troppo, cerco delle risposte, cerco una vocazione, cerco un marito, una moglie, cerco dei figli, cerco un lavoro, cerco qualcosa, cerco un cuore nuovo, cerco di essere migliore. Ci sono mille risposte. Poi specificatamente ogni giorno, oggi in questa giornata che si apre, che cosa cerchi tu veramente dal Signore? E la risposta di questi due è fondamentale anche per noi. Dove dimori? Dove tu sei? Tu cerchi questo veramente oggi, al di là di tutto? Io veramente cerco dove dimora il Signore. Più di ogni altra cosa mi interessa questo. Tutto il resto poi, come dice lo stesso Signore nel discorso della montagna, sarà dato in aggiunta. Che cosa veramente io cerco? Cioè cerco Lui? Cerco la sua casa? Cerco la sua dimora? Cerco la sua intimità? Cerco Lui? Qui il punto. Dov'è che dimora il Signore? Questo lo devi scoprire tu. Lo devi scoprire tu, perché sta passando nella tua vita, nella tua famiglia, nel lavoro, in quello che tu stai facendo oggi, quello che dovrai fare oggi. Ogni giorno passa, e ogni giorno, se tu davvero lo cerchi, Lui ti risponde: vieni e vedrai. Allora andrai dietro di Lui, e andare dietro di Lui sappiamo che significa fare la volontà di Dio. Seguire le orme del Signore significa entrare nella realtà concreta che siamo chiamati a vivere. Il Signore non ci porterà mai fuori dalla storia, il Signore non ci porterà mai fuori dalla realtà. Questo fanno molte religioni, molti maestri.
molte ideologie, molte filosofie, alla fine sono elucubrazioni, sono alienazioni. Noi non andiamo verso un vuoto, verso un nirvana, dove chiudere tutto fuori e vivere in una tarassia, in un vuoto pneumatico nel quale non sentire nulla e raggiungere una pace, eccetera. No, no. Il Signore ci porta, sappiamo bene dove, perché dove Gesù ha reclinato il capo, dove Gesù ha dimorato veramente, qual è stata la casa del Signore? E questa è la croce, e questa è la dimora del Signore, che dice reclinò il capo. Mentre dice il figlio dell'uomo non ha dove reclinare il capo, vuol dire che ogni dimora era una dimora transitoria, era un passo in più. Dove definitivamente lui ha dimorato è stata la croce, che è il passaggio, la porta che unisce cielo e terra, destino eterno e vita terrena, compimento e il nostro cammino verso il compimento, il già e non ancora. Quella è la dimora terrena di Gesù, la croce. E quella non può essere che la stessa dimora dove tu oggi alle 4 del pomeriggio, cioè in un'ora precisa, vedrai che il Signore stende le braccia per te, ti accoglie, ti attira sulla sua croce e ti fa dimorare con Lui. Sperimenterai la sua vittoria, il suo amore, la sua misericordia, Lui, la sua intimità. E poi ognuno lo vive come lo vive, ma nella realtà più profonda. E sappiamo che la croce non è una cosa così. La croce può essere quel momento in cui ti insultano, il momento di difficoltà con quella persona, il momento in cui non ti senti amato, il momento in cui ti senti crocifisso, cioè con le mani inchiodate, impotente, senza risposte, in un assurdo forse, in una cosa che non vorresti assolutamente. Tant'è vero, il Signore alla fine della vita dirà a Pietro: quando eri giovane andavi dove volevi, ti cingevi da solo e andavi, ma quando sarai vecchio un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi, e lì renderai gloria a Dio. La croce, il martirio, ma il martirio non è solo quello dell'ultimo giorno, è quello di ogni giorno, quello di ogni istante. Allora è bellissimo il cristianesimo, perché queste 4 del pomeriggio è l'agenda che Dio ha fissato per te ogni giorno. Allora a mezzogiorno, all'una, alle 2, noi scriviamo: devo andare qua, devo fare questo, il dentista, quello, quell'altro, devo andare a fare la spesa, devo portare i bambini in palestra, devo andare a firmare questo contratto, devo andare al notaio, mille cose. Ma lì dentro giace il Signore, con tutta una serie di 4 del pomeriggio di orari nei quali ti attira a sé. Allora la nostra è una vita, è una storia d'amore, è una storia bellissima di misericordia e di amore, di intimità col Signore. E questo incontro dirompente, trasfigurante, che trasforma completamente, radicalmente il cuore, la mente, la vita di una persona, diventa immediatamente testimonianza, missione. L'incontro con Gesù Cristo è la nostra missione. Ogni apostolato, ogni testimonianza, ma anche quello dei genitori nei confronti dei figli per trasmettere la fede, o sul posto di lavoro, o con la fidanzata, col fidanzato, col marito, con la moglie, nasce da questo incontro decisivo con il Signore. Queste 4 del pomeriggio sono la missione, costituiscono il cuore, l'essenza, la totalità della missione. Tutto il resto viene naturalmente. E la cosa meravigliosa è che annunciando ciò che abbiamo vissuto, ciò che viviamo in queste 4 del pomeriggio, conduciamo a Cristo un possibile cefa, un possibile papa. Sicuramente tutti quelli che conduciamo al Signore faranno la nostra stessa esperienza, vedranno cambiato il loro nome, il nome e la persona, verranno trasfigurati in Cristo, nella stessa intimità. Annunceremo le 4 del pomeriggio, quell'incontro decisivo, e condurremo le persone nelle 4 del pomeriggio, nell'appuntamento che il Signore ha preparato per ciascuno di loro. Per questo la missione della Chiesa è giorno per giorno incontrare, vivere nell'intimità con la di Dio. Chi incontra, chi vive l'intimità con l'agnello di Dio è naturalmente apostolo e testimone dell'unico Salvatore, e non potrà non dire a tutti di averlo visto nella propria vita Salvatore, Messia, e lo dirà perché la sua vita è trasformata. Lo testimonierà perché vivrà da perdonato, da uomo libero, capace di amare e perdonare. L'unica cosa oggi è chiedermi sempre: ma io voglio veramente il Signore? Voglio stare con Lui? O voglio che l'agenda la porti io? Voglio cancellare quei posti dove si soffre troppo, dove proprio non ce la faccio? Ma se tu vuoi veramente seguire il Signore, allora sentirai: vieni e seguimi. E in quel vieni e vedi c'è tutto il potere di attirare dietro a sé, come ha fatto con Matteo, che li ha strappati con una sola parola dalla vita grama e di peccato e di schiavitù. Abbiamo ascoltato e ascoltiamo, ecco l'agnello di Dio. Lo ascoltiamo nella messa, lo ascoltiamo nella predicazione della Chiesa. Quello è ciò che noi desideriamo: essere amati, perdonati, passare dalla morte alla vita, dove il Signore abita, seguendo Lui nella volontà del Padre, nella storia che Dio prepara per noi, che è l'altare, dove il corpo e il sangue di agnello si danno noi. L'altare dove il Signore si dona è la nostra croce, è la nostra vita di ogni giorno.